Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, rieccoci, ben ritrovati. Apriamo parlando di cronaca, partendo da Caltanissetta e dai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza in alcuni negozi della provincia nissena. Sono stati sequestrati circa 5.000 prodotti non sicuri. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. L'impegno dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta continua senza interruzioni durante la stagione estiva. In questo periodo hanno intensificato ulteriormente le attività di controllo per prevenire e contrastare qualsiasi forma di abusivismo, contraffazione e il commercio di prodotti che potrebbero rappresentare un pericolo per la salute dei consumatori. Le fiamme gialle nissene hanno scoperto circa 5.000 prodotti non sicuri, inclusi anche articoli per la cura personale e per la casa, oggetti vari e giocattoli che mancano dei requisiti di conformità e sicurezza necessari. Inoltre, mancano le informazioni sull'origine dei prodotti, il che viola il codice del consumo e le normative specifiche del settore. I prodotti erano in vendita in alcuni negozi della provincia. Il materiale è stato ovviamente sottoposto a sequestro amministrativo poiché non includeva istruzioni e avvertenze per l'uso né le informazioni minime necessarie per i consumatori riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla composizione e all'origine dei prodotti, elementi ritenuti essenziali per un utilizzo corretto e sicuro. Inoltre, per le violazioni riscontrate, sono state comminate sanzioni fino a 25.000 euro per ciascun negozio ispezionato. Le operazioni della Guardia di Finanza, condotte anche in coordinamento con la Questura di Caltanissetta, testimoniano l'impegno costante nel contrastare la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza. Questo contribuisce a garantire una protezione efficace dei consumatori e a promuovere un mercato competitivo in cui gli operatori economici onesti possano operare in condizioni di concorrenza leale. E sempre a Caltanissetta il questore ha emesso quattro misure di prevenzione, nello specifico tre fogli di via e un avviso orale. Vediamo perché nel servizio. Il questore di Caltanissetta ha emesso quattro decreti applicativi di misure di prevenzione, nello specifico tre fogli di via obbligatori e un avviso orale nei confronti di quattro persone di età compresa tra i 29 e i 39 anni, già note alle forze di polizia per i loro precedenti e per il fatto di accompagnarsi a soggetti pregiudicati. Si tratta di quattro cittadini italiani nei confronti dei quali sussistono fondati motivi per ritenere che siano abitualmente dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica. Un 29enne è stato avvisato oralmente a tenere una condotta conforme alla legge, poiché la divisione Polizia Anticrimine della Questura di Caltanissetta ha rilevato i precedenti per spaccio di droga. A un 38enne originario della provincia di Catania è stato invece ordinato l'allontanamento dal comune di Caltanissetta con il divieto di farvi ritorno per un periodo di 3 anni, poiché lo stesso è stato arrestato in flagranza dalla squadra mobile per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Analogo provvedimento di foglio di via obbligatorio è stato emesso dal questore nei confronti di due 39enni su proposta del reparto territoriale dei carabinieri di Gela, facendo loro divieto di fare ritorno nel comune di Mazzarino, poiché controllati dai militari della stazione mentre commerciavano prodotti falsi. Da Caltanissetta a Catania parliamo dei controlli effettuati in città dai carabinieri, controlli che hanno portato all'arresto di due spacciatori, uno di loro è minorenne. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della compagnia di Catania Fontana Rossa hanno condotto un'operazione notturna volta a contrastare lo spaccio di droga in via Capopassero. Durante il servizio sono stati arrestati due individui di 30 e 16 anni, entrambi con precedenti penali, con l'accusa di concorso nella detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l'operazione, i militari dell'arma sono riusciti a intercettare le comunicazioni tra le vedette che utilizzavano rice trasmittenti. Raggiungendo i portici che sovrastano le abitazioni, hanno notato due giovani in piedi, uno accanto all'altro. Il ragazzo di 30 anni aveva con sé un rice trasmettitore e stava comunicando via radio, mentre il minorenne aveva una borsa nera a tracolla. In un momento successivo, gli agenti hanno osservato un'auto avvicinarsi ai due giovani. Il ragazzo di 30 anni si è avvicinato al veicolo, cosa che ha indotto i militari a intervenire per controllare la situazione.
Tuttavia, il giovane con il ricetrasmettitore stava cercando di dare l'allarme, mentre il minorenne, vedendosi braccato, ha lanciato la borsa contro i carabinieri nel tentativo di fuggire. Nonostante ciò, è stato inseguito e bloccato pochi metri più avanti. Nella borsa gettata dal giovane, le forze dell'ordine hanno scoperto 142 dosi di cocaina nascoste in barattolini di chewing gum di diverse marche, con un peso totale di 65 grammi, oltre a 35 dosi di marijuana pesanti circa 50 grammi. Inoltre sono stati trovati due bilancini di precisione, il caricatore della ricetrasmittente e la somma di 1.145 euro in contanti. Entrambi i pusher sono stati arrestati e su disposizione dell'autorità giudiziaria il minorenne è stato collocato in un centro di prima accoglienza. A Ragusa invece i carabinieri sono intervenuti in località Punta Braccetto per un uomo che brandiva un coltello. Si tratta di un trentenne tunisino che è stato poi denunciato e che ha pure aggredito gli stessi militari dell'arma. Il servizio. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Ragusa hanno denunciato un trentenne tunisino per lesioni, violenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma. I militari, nel corso del normale servizio di perlustrazione e controllo del territorio, sono intervenuti in località Punta Braccetto poiché era stato segnalato un uomo in stato di agitazione che brandiva un coltello. La gazzella, giunta sul posto, ha trovato un extracomunitario in evidente stato di alterazione psicofisica e sprovvisto di documenti che importunava gli astanti. Avvicinato dai carabinieri, ha cercato di sottrarsi al controllo, ma è stato fermato. In quella circostanza, i militari dell'arma hanno trovato, indosso al tunisino, un coltello a serramanico della lunghezza di 16 centimetri che è stato posto sotto sequestro. Il trentenne è stato fatto salire sulla gazzella per essere accompagnato presso la caserma per procedere all'identificazione. Tuttavia, durante il tragitto, l'uomo ha inscenato un malore, costringendo gli operanti ad arrestare la marcia per accertare delle sue condizioni fisiche. In quel frangente, il tunisino, approfittando della situazione, si è scagliato contro i carabinieri, aggredendoli con violenza al fine di guadagnarsi la fuga. Nonostante ciò, i militari, benché feriti, sono riusciti ad assicurare il trentenne e ad accompagnarlo in sicurezza presso gli uffici di Piazza Caduti di Nassiriya. In quella sede, dopo essere stato compiutamente identificato, è stato deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria. A Catania i carabinieri hanno beccato altri cosiddetti furbetti del contatore. Si tratta di sette famiglie che erano allacciate abusivamente alla rete pubblica elettrica. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri di Catania Piazza Dante, in collaborazione con i colleghi della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento Sicilia e il personale specializzato dell'Enel, hanno preso provvedimenti legali nei confronti di sette residenti nel centro cittadino per il reato di furto aggravato di energia elettrica. Nel contesto dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, mirati a contrastare varie forme di illegalità diffusa, i militari dell'arma hanno concentrato la loro attenzione sul problema degli allacci abusivi alla rete elettrica pubblica. Durante i controlli nel centro cittadino è emerso che sette famiglie residenti in un edificio nel quartiere San Cristoforo stavano utilizzando energia elettrica senza pagare la bolletta, effettuando collegamenti diretti alla rete di distribuzione. I responsabili di queste azioni, noti come furbetti del contatore, oltre a essere denunciati, sono stati anche informati sul fatto che tali comportamenti sono illegali e comportano gravi rischi per la sicurezza pubblica. La manipolazione dei contatori per effettuare allacci abusivi esclude i dispositivi di sicurezza, aumentando il pericolo di cortocircuiti che possono causare esplosioni. Per quanto riguarda i controlli stradali, le pattuglie di Piazza Dante e della compagnia di intervento operativo hanno monitorato la circolazione con l'obiettivo di individuare comportamenti pericolosi per gli utenti della strada. Durante tali operazioni, su un totale di 14 veicoli e 34 persone controllate, sono state comminate sanzioni per violazioni al codice della strada per un ammontare di circa 3.700 euro. Inoltre, sono state sequestrate tre auto. Cambiamo decisamente argomento. A Giardini Naxos, Mauro Romano ha intervistato il maratoneta ecologico che ha una missione ben precisa.
Salvatore Ferrara, maratoneta ecologico in questi giorni in grande attività in varie località, in varie situazioni, anche per eliminare i materiali di scarto che si sono trovati nelle spiagge e in altri siti. Ecco, dove è stato Ferrara in questi giorni? Sì, ultimamente sono andato a correre a Savoca, Castemmola, Vena, Piedemonte, così, e correndo proprio alle strade trovo molta plastica sul ciglio della strada, così. Dunque lei l'ha raccolto per pulire e sensibilizzare quanti lasciano per terra questi materiali. Sì, per me questa è una missione, tanto per fare capire alle persone adulte di quello che faccio, ma soprattutto per i bambini. Lei è anche famoso perché ha effettuato spesso la scalata dell'Empire State Building. Ha in programma di ritornare a New York per effettuare questa gara alla quale lei partecipava col mitico Chico Schimone. Sì, a New York ho partecipato per 5 volte, ma purtroppo per motivi vari non ci vado più. Però ho in programma di scalare un grattacielo a Milano. Dunque, cosa vuole dire a quanti lasciano l'immondizia nelle spiagge? Mi dispiace questo, speriamo che recepiscano il mio messaggio, e questa è la mia missione. Ma non solo io alle persone, ma anche ai politici. Parliamo di calcio e del Catania che inizia oggi l'avventura nel campionato di Serie C, la sfida al Massimino contro il Crotone alla vigilia del match, ha parlato in conferenza stampa il tecnico rossazzurro. E allora sentiamo le parole di mister Tabbiani. A nome mio, dei ragazzi, dello staff, volevamo ringraziare i tifosi del Catania per la fiducia che hanno posto in noi prima ancora dell'inizio del campionato. Abbiamo fatto dei numeri importantissimi a livello di abbonamenti e questo ancora prima di vedere quello che noi riusciremo a fare dentro il campo. Per cui sicuramente sarà un'emozione, sicuramente sarà bello poter giocare davanti a una cornice di pubblico del genere. Abbiamo fatto dei numeri che tante squadre di Serie A non hanno raggiunto, quindi come ho detto già il primo giorno che sono arrivato, sappiamo benissimo di avere una responsabilità nei confronti di una piazza così importante. Cosa mi aspetto dalla gara? La prima, ma non lo dico per me o per creare alibi, è normale che la prima partita è un po' particolare per tutti, nessuna squadra può essere rodata al 100%, è chiaro che ci sono realtà che magari hanno mantenuto un'ossatura dell'anno precedente e possono avere dei vantaggi nell'inizio del percorso. Quello che mi aspetto è di riuscire a coinvolgere la gente che sicuramente all'inizio avrà un grande trasporto, di mantenere caldo questo fuoco e quindi di fare una prestazione sotto l'aspetto caratteriale importante. Da lì in avanti poi andremo a lavorare sugli errori che sicuramente faremo e cercheremo di perfezionare le cose che invece andranno per il verso giusto. Beh, Crotone è una delle squadre che comunque domani probabilmente scenderà in campo con 8-9 giocatori dell'anno precedente, quindi può essere un piccolo vantaggio, ma ci abitueremo comunque a preparare le partite su quello che dobbiamo fare noi. È chiaro che studiamo gli avversari, è chiaro che cerchiamo di mettere in difficoltà le squadre avversarie in base a quelli che possono essere secondo noi dei punti deboli. È una squadra comunque forte, l'anno scorso hanno fatto un campionato importante. Ma in questa partita, ma soprattutto in questo inizio di campionato, dobbiamo cercare di crearci quell'identità che durante il precampionato ti puoi creare, ma che poi solo le partite ufficiali ti riescono a far migliorare nel corso del campionato. Penso che abbiamo un nome importante, con una storia importante, penso che però questo non basti per poi vincere le partite o ancora meglio stare in alto. Penso che noi ci dovremmo mettere del nostro in questo momento, dire dove noi possiamo arrivare sarebbe vendere fumo e sarebbe raccontare bugie, perché l'idea è quella di avere una squadra competitiva, la sensazione è quella di avere un gruppo che si sta formando in maniera positiva, ma penso che appunto questa parola gruppo si formi nelle partite, si formi durante il percorso del campionato. Per il momento è tutto, possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio Notizia. A più tardi.